in questo nuovo video. Oggi cucina, quindi vuol dire che c'è anche la mami. Ciao glitteris. Ciao glitterini, guardate un po', oggi apriamo Nenuco, la volevo aprire insieme alla mamma perché sarà l'ultima pagella di Natale, quindi l'ultimo giocattolo che apro a cui daremo i voti. Mi raccomando, dateli anche voi qua sotto nei commenti. Andiamo a spacchettare e a vedere che cosa contiene Nenuco scuola, Nenuco a scuola. Perché sta andando a scuola? È Natale. Vabbè, non ci chiediamo. Vabbè, non ce lo chiediamo, c'è tanto da vedere. C'è tantissima, è gigante questa confezione. Gessetti. Qui vediamo com'è fatto dietro, ci dovrebbe essere evidentemente un diario settimanale e poi ci fa vedere tutto quello che possiamo fare con il Nenuco. Ci sono anche i banchetti. Guarda che carini, rosa, verde. Bellissimo, dai, ci apriamo, giriamo. Sì. Oh, dai, apri, apri. Apro. Apriamolo. Oh. Non è mal di mare. Un peggio, ragazzi. È grandissimo. Fate sapere. Ho messo in contatto qui. Qui, mamma, comunque, come tutti i giochi del mondo. Vero. Oddio, ho rotto. Non so, appiccica proprio che fa. Dunque, l'aperto. Poi ci sono anche le istruzioni. Ecco. Vabbè, voi quanto tempo avete, ragazzi? Fino a Natale prossimo. Sempre complicate le aperture, sempre. Bambini, come state? Volete uscire da soli da qui? Uscite da soli, allora. Uscite da qua. No, ragazzi, siamo già innamorati, sono carinissimi. No, ci sei fatto? Cosa ci sei ma fatto? Ma cosa sei fatta? La nonna, cosa ci sei fatto? È stato tuo fratello piccolo, vero? Lo sappiamo. Tutti bambini, che fratelli più piccoli litigate. Più un bambino. No. Allora, apriamo una cosa per volta così la vediamo da vicino. Vai! Sì, vai, tu continua, io faccio vedere ai ragazzi i banchetti. Il primo che abbiamo preso è quello rosa. Sopra ci sono dei giochi a quanto pare. Allora, c'è un labirinto, guarda, ma è questo che stavi facendo? È un gioco, non stavi studiando, va bene. Però in realtà qua c'è anche l'alfabeto molto carino e i numeri, quindi in realtà sì, un pochino studiavano. Guarda che carino, la scatola di latte. Aspetta che arriviamo, voglio far vedere il dettaglio che sui banchetti c'è scritto Nenuco, è tutto anche così carino. E poi fai vedere quello che... Guardate, questa è bella, questa scatola la voglio io. Bambini, wow! Allora, scatola di latta, mi piace moltissimo, io ne ho un parecchie così. Sì, della nonna, vieni. Ma mentre tu ti stai affezionando a Nenuco. Allora, ci sono, guarda, uno, due, tre, ben cinque matite, ma la cosa veramente troppo carina è che hanno i copri matite. A stellina, vabbè, questo qua è proprio la mia preferita, bacchetta. C'è un funghetto tra lalla, c'è un cuoricino con la N di Nenuco, abbiamo l'orscetto e poi una mela morsicata. Qua si mette la riga, eccetera, eccetera. Molti mettono gli appunti e molti mettono i bigliettini per i compiti in classe, ma io non ve l'ho detto. Bellissima. Ce l'hai fatta, ci fai vedere? Sì, guarda che bella. Intanto profuma tantissimo. Davvero, fammi sentire, lo dicono tutti che nel Nenuco profuma. Vediamo. Oh, ma ha un profumo buonissimo. Allora, come avrete notato, l'abbiamo detto anche prima, al braccio rotto ha una sorta di gesso e qua potete scrivere anche voi, secondo me, perché c'è molto spazio per fare le firme, quindi fate fare le firme ai vostri amici. Mentre mamma lotta per tirarlo fuori, quindi sappiate che non sarà facile, voglio farvi vedere quanto è bella. Guardate i capelli, quanto sono splendidi. Oh, guarda anche le lentiggini, super cute. E andiamo a vedere il fratellino se riusciamo a liberarlo. Oh, siamo riusciti a liberarlo. Finalmente, 15 poverino. Minuti. Ma c'è ancora il caschetto? Sì. Allora, guarda quanto è carino. Mi piace tanto perché ha le guanciotte. Poi hanno fatto, guarda, anche il pancino con l'ombelico cicciotto. Oh, che è una delle cose dei bambolotti che mi piace di più, francamente. Ha una maglietta autoreferenziale perché c'è scritto Nenuco, certo. Ed è super biondino, bello, carinissimo, bello, bello. Poi è tutto cicciottino pieno di pieghette, molto tenero, però ci sono un sacco di cose, quelle che ti facevo io quando esatto, ci sono un sacco di cose. Mia madre è una teppista, nel caso non l'abbiate capito, mi faceva gli aeroplanini e me li buttava addosso. Guardiamo tutto quello che c'è, molte cose secondo me, oltre al playset che è carinissimo, sono da mettere diciamo nell'astuccetto. Veramente, guarda che bella lavagna.
i gessetti. Mol, ma non è, cioè, non stai lavorando, devi smontare già tutto. No, mi piace vederla così, bella. Ma noi vogliamo così toccarla. Che dobbiamo votare i voti, dobbiamo. Guarda, guarda questa matita, che cos'è? Il colore fucsia. Guarda che bello. Vediamo. Guarda. Ah, ma è proprio veramente colorata. È una matita vera, c'è anche un temperino vero. Bellissima. Guarda. Io dico, fanno bene fare queste confezioni perché nella... È molto bello, però veramente ci vuole una duccia. Cioè, se voi siete piccoli, guarda, ci vuole un genitore. Con la N. Bello. C'è questo è il temperino. Ragazzi, a gennaio potete rientrare a scuola con tutti gli oggetti nuovi scolastici. Che tanto avrete perso. Cioè, tanto si sa che a dicembre c'è il giro di boa e si perde tutto. Guardate che bella legna. Una bella. Vediamo se scrive veramente. Mi fa di sì, infatti era lì che volevo arrivarci. Guarda, questo è troppo forte, mi ricorda tanto quando te li tiravo. Che teppista, rendetevi conto che io ero l'unica bambina bullizzata da sua mamma. Qui dentro no, ragazzi, non si bullizza niente. No, al bullismo niente, mai. Niente, eh? Solo tua mamma può bullizzare. Dillo al bullo, solo mamma mi solo può mamma, bullizzare. Sì, perché mamma mi vuole bene, anche quando mi bullizza. Esatto. Ok, guarda che meraviglia, guarda. Ah, oh, bellissima! Guarda. Ah, poi adoro le lavagnette gessette, mi fanno impazzire. Guarda. No, è bellissima, ragazzi, perché è vera. Questa parte qua è semplicemente attaccata. Adesso va libero. Vuoi una cosa per scrivere? Sì, sì. Che colore vuoi? Rosa. Rosa. Che bella, ragazzi. Ma molto bella, ma... Mettiamo Gerson lì e scriviamo. Che poi questa è una finestrella, guarda. Iscriviti, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete anche un bel like. Brrr, come scrive bene. E qui, e si cancella. Bella. No, vabbè, a parte che questo rosa è bellissimo. Bellissimo, è come veramente fare un rinnovo di cartoleria. Guarda che qui c'è la riga ancora. Come l'impressione che... Questo è il mio regalo di cartoleria che desideravo. Allora, abbiamo tipo il lilla. Guarda. Bellissimo. Aspetta un attimo. Sì. Oh, questo è il mio preferito. Ah, dopo ti faccio un bel disegnino. Lo fai? Grazie. Poi abbiamo azzurro, che sembra sempre bianco sul nero. E giallo, che è molto raro, molto raro. Sì, guarda. E poi abbiamo la riga. E tutte le impronte dei bambini? I disegnini? Ma sembra una scuola vera. È una scuola vera. Con la libreria, guarda che bella. Il cestino della carta. Il cestino della carta da buttare. No, bellissimo. Che bello, mi raccomando, ragazzi, riciclate la carta. Sì, guardate. Io ho aperto questo nel frattempo, bellissimo anche questo. Lo metto nell'astuccetto. E non è finita qui. Sempre trovato nella scuola. Cos'è? Un block notice. Tutto arcobaleroso. Apri, vogliamo vedere. Apriamo. No, guarda, che bello! No, ma è troppo bello questo regalo, molto bello. Senti, ma a questo punto che voto gli daresti? Ma quelli sono... Ah, io gli darei 10. Sono post-it anch'io, ragazzi, 10. Sì, 10 lode. Cioè, tutto e di più. Sì. Questi sono post-it, ci potete scrivere con le matite, se sbagliate cancellate. Ragazzi, se andate a gennaio e ritornate a scuola con questi oggettini, per conto mio... I vostri... Ve li rubano tutti. No, i vostri amichetti diranno, che bello, me li presti? Sì, è vero, prestate ricordando che questa roba va... Bellissima, gli stessi colori, guarda, gli stessi colori della... Dei pastelli. Dei pastelli, i gessetti, sono gessetti. Gessetti, chiedo scusa a tutti gli artisti presenti. Allora... Guarda che bello, faccio vedere ancora il muro. Ma questo vogliamo tirarlo qualcuno? No, perché finisce su di me, sicuro, no! È troppo bello. Ragazzi, mi raccomando, scrivete qua sotto che cosa ne pensate. 10 lode per noi. Per noi, anche per me, 10 sì. Lode. 10. Poi abbiamo concluso il giro di pagelle di Natale con veramente questa cosa che è una bomba. Un po' i visini di questi bimbini qua sono troppo belli. Troppo bello. Io ho sempre detto che mi piacciono tutte e due. Nel nuco sono troppo teneri. Guarda, che belli. Ciao ragazzi. Sono troppo belli. Guarda il maschietto come è vestito tutto. Un outfit meraviglioso. La t-shirt, la camicia e il bermuda. Guarda la finezza di questo fiocchettino. Cosa ti ricorda? Gli stessi colori. No, pazzesco. E gli stessi colori dei gessetti. Guarda. Tremendi.
Pazzesco. Veramente hanno fatto tutto una cosa meravigliosa. E poi mi piace il fatto che lei abbia la, sì, questo è il braccino rotto, sì, perché sì, ragazzi, noi ci rompiamo, ci ammaliamo, questa sì, è una cosa che sì, noi non, sì, non sì, consideriamo sì, mai, ma guardate, io trovo molto bella che facciano vedere che ci può essere anche qualcuno col braccio rotto, con delle difficoltà a scuola, certo, che certo, va aiutato. Tra l'altro al destro. Ah, è tutta una scusa, perché non puoi fare i compiti. C'è proprio la mano rotta, quella Della Orina, niente compiti, Natale, brava. Quindi non solo signo, solo poesia e memoria. Pum, sviene. Ultima cosa che vi facciamo vedere è il diario. Guarda, qui c'è tutte le attività che io credo che qua sia chi ha buttato la carta nella carta, quindi chi ha riciclato, chi è stato bravo, chi ha, boh, non lo so, chi ha i codini, no, non lo so ragazzi, devo capire. Comunque sia, è un diario e se le cose sono state fatte o meno, basta mettere su la stellina. È molto carino, cioè veramente è super, a 360 gradi, potete giocare, potete mettere la vostra vita vera se volete, oppure sì, sì, mentre no, giocate vabbè, mettete le stelline e ovviamente vi portate a scuola, guardate questo set, guardate, quindi veramente un sacco ricco, veramente questo, un gioco meraviglioso, mi piace moltissimo, vero? Questi... complimenti a Nenuco, bravo perché... signor Nenuco, grazie, sì. Che carini. Ok ragazzi, chiudiamo qui il video, siamo pieni di meraviglie per tutta questa roba che c'è nel playset. Diciamo che se lo trovate a Natale avete talmente tanta roba che finite a Capodanno di aprirlo. Sì, veramente. Ok ragazzi, vi salutiamo, aspettiamo i vostri commenti, molto i bello, vostri like e mamma. No, sono rimasta affascinata da questi giochi, da queste cose, cioè non lo so. Vuoi stritolare di affetto ai ragazzi, certo, per Natale? Buon Natale! Tanti cari auguri a voi e ai vostri genitori. E ai vostri ciao, bambolotti! Ciao! Guarda qui. No, ma non è no, stiamo sbirciando nel secchio della spazzatura. Ma guarda! Che tenero! Ma, se, ma saranno bimbi veri? Secondo me sono sì, bimbi veri, sì, perché guarda qua. Sì. Che belli, bellissimi. Bravi, 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 veramente. Ciao, e poi l'interno. Ciao.